Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: rissa incredibile al GF VIP, lei la minaccia con un oggetto, cercano di sedare la rissa ma lei non ne vuole sapere. Nell'ultimo serale del GF VIP, Jael era finita in nomination per non aver fatto altro che parlare dei suoi soldi e dei suoi gioielli, mai di qualche legame affettivo, neanche del marito. Ad accusarla gli altri geffini che hanno visto in lei una mancanza di contenuto e molta frivolezza. Dopo la puntata Jael si è sfogata sulla questione prendendosela soprattutto con Ginevra Lamborghini, la prima ad averla accusata. Perché mi accusa lei che ha sempre avuto il mio stesso tenore di vita? Si è interrogata la Dedona, ma i telespettatori da casa hanno iniziato a commentare sui social criticandola così. Perché c'è una grande differenza tra essere ricca di famiglia ed essere una ricchita. Jael però la pensa diversamente e ha chiesto a Edoardo se alla fine non fosse migliore lei che si è sudata la sua posizione, a differenza di Ginevra che ci è nata. La discussione si è ripresentata poche ore fa mentre erano a tavola e la Lamborghini è impazzita di rabbia. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Hai voluto prenderti quattro applausi, sbotta Jael a tavola, rivolgendosi a Ginevra con tono di rabbia. Ma guarda che ti tiro questa tazzina in faccia, ma cosa dici, quattro applausi? Tu mi hai fatto proprio innervosire, te le dico in faccia le cose io, certo, ha subito replicato la Lamborghini, posando poi la tazzina. A quel punto è intervenuta Nikita che ridendo sotto i baffi ha allontanato la tazzina dalla presa dell'amica. Tu hai detto che io sputo veleno. Ha continuato a contrattaccare Jael, tu sputi veleno. Adesso allora mi dici questa scenata qui che stai raccontando e mi dici la scenata che hai fatto tu, ha proseguito inferocita Ginevra. Poi alla fine le due si sono allontanate, ma visto il rancore reciproco, è quasi scontato che torneranno a beccarsi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.